aspettare che gli utenti arrivino. Ciao, buonasera a tutti, siamo online e questa sera un ennesimo aperitivo virtuale in tre location. Io sono a Bergamo, nella sede di Cryptalia, questa sera mi sono messo nella nostra bellissima sala riunioni. A Milano, presso la sede della Trecom, abbiamo Matteo e Marco Lazzani, amministratore delegato di Trecom. E da Arezzo, la bellissima Arezzo, abbiamo il nostro carissimo Francesco Brami di Change Capital. Ciao, salve a tutti, buonasera. Questa sera diciamo siamo qui per parlare appunto di questo progetto di Trecom. Diciamo, Trecom è andato online ieri, ad oggi ha già raggiunto i 40.000 euro diciamo di raccolta, ed è un po' che non guardo quanti investitori ci sono, ma adesso andiamo a vederlo subito. E quanti investitori hanno già diciamo partecipato al progetto di Trecom. E 209 investitori, quindi sono già un bel numero di investitori. Ricordiamo, il progetto cerca un totale di 175.000 euro per una durata di 18 mesi ad un tasso del 8%, che è un progetto amortizing con 6 mesi di preammortamento e poi diciamo arriva in un ammortamento classico alla francese a rata fissa. E questo progetto è realizzato in collaborazione con Change Capital, che ci ha proposto questo progetto di crescita e che noi diciamo abbiamo analizzato e studiato e ci è piaciuto molto e abbiamo deciso di pubblicare. E il nostro collega Matteo da Milano diciamo farà un po' di domande a Marco per diciamo per capire bene come funziona l'azienda, cosa fa, cosa cerca di fare in questo progetto. Come sempre cerchiamo i vostri commenti, aspettiamo i vostri commenti in tutti i canali social con le vostre domande. Se avete domande da porgere direttamente a Trecom o anche a Change Capital o a Cryptalia, lanciateli pure nei commenti e io le leggerò, poi faremo rispondere a chi tocca, ok? Lascio la linea a te a Milano, Matteo, per diciamo introdurci un po' Trecom. Dunque, ecco qua, buonasera a tutti, anche i nuovi arrivati, vedo già che qualche commento inizia ad esserci. Dunque, siamo qua nella sede di Trecom, che è un'azienda a Milano, esattamente dov'è che siamo? A Peschiera Borromeo, dietro l'aeroporto di Dinate. Ecco, Trecom è un'azienda che abbiamo da meno di un giorno all'interno della piattaforma. Innanzitutto, per chi non conosce ancora il progetto, cosa fa Trecom? In che settore è? Trecom si posiziona nel settore della sicurezza e dei servizi correlati alla sicurezza. Siamo anche, ci tengo a specificare, anche un istituto di vigilanza per la normativa italiana. Quindi abbiamo una regolare licenza prefettizia su Milano e provincia, ma non mi sento di dire che siamo un classico istituto di vigilanza. Quindi ci differenziamo dalla massa, diciamo, degli istituti di vigilanza proprio per la qualità dei servizi che noi eroghiamo. E qua entriamo già un po' nel cuore di questo progetto, perché noi da anni lavoriamo andando ad agire, a operare sul singolo sensore di allarme. Se facciamo un esempio di un grosso trasportatore, non faccio il nome per motivi di privacy, che è un nostro cliente da quasi 10 anni, noi abbiamo, tramite un software di nostra proprietà, siamo in grado di capire il sensore che va in allarme, da quale filiale arriva, si presenta l'operatore di centrale, la piantina del sito che è andato in allarme col sensore che è andato in allarme. Noi siamo in grado di agire sul singolo sensore. Che cosa vuol dire? Possiamo accendere e spegnere il singolo sensore d'allarme con una serie ovviamente di parole d'ordine e di procedure che vengono definite con il cliente. Ecco, questo non viene fatto da tutti gli istituti. Interessante. Il vostro cliente tipo chi è? Il nostro cliente tipo sono dalla signora Maria fino alla grossa aziende, ai condomini, che è un altro dei nostri settori dove lavoriamo da tanti anni. E da qui, se mettiamo insieme le nostre capacità di andare a agire sul singolo sensore d'allarme e quindi di essere presenti come se fossimo davanti alla tastiera dell'allarme del nostro cliente, e i condomini, abbiamo pensato a un'idea che sicuramente
che poi è quella di cui stiamo discutendo questa sera, di fare un accordo con un grosso produttore di allarmi, che con allarmi intendo impianti che abbiano delle certe peculiarità, quindi che siano cattivanti, che stiano bene anche nell'arredamento moderno, che siano funzionali, ma soprattutto che siano integrabili con quello che oggi l'utente ha in casa sua. Perché se io entro in casa di una persona con un allarme e lo obbligo a buttare via tutto quello che ho avuto fino a ieri, penso in un momento come questo che non siamo una società all'avanguardia. Essere all'avanguardia significa sapersi integrare col contesto che uno trova dal cliente. Quindi questo impianto, questo kit di allarme che noi andiamo a proporre, che è oggetto della discussione del progetto di questa sera, si integra con quello che noi troviamo esistente dal cliente, sia in ambito antintrusione, quindi allarme, sia in ambito TVCC, e questo già è un fiore all'occhiello che altri non hanno. Perché se qualcuno dovesse chiedermi qual è la differenza tra noi e gli altri competitor, la differenza è dal punto di vista tecnologico, che siamo in grado di agire su singolo sensore, come ho detto prima. Siamo in grado addirittura di andare a definire quale può essere l'intensità sonora della sirena esterna dalla centrale operativa. Siamo soprattutto in grado di interagire con quello che attualmente c'è all'interno della casa del cliente. E queste sono prerogative che altri non hanno in questo momento. E poi soprattutto la gestione della centrale operativa. Quindi il cliente ha un numero a sua disposizione H24, 365 giorni all'anno, con cui può dialogare in caso di problematiche correlate alla sicurezza. 24 ore su 24. Succede qualcosa, mandiamo direttamente le forze dell'ordine. Chiarissimo. Dunque, vuoi raccontarci un attimo la storia di Trecom? Sì, perché volentieri. È un'azienda che ho visto che c'è dal 2005, se non erro. Sì, Trecom nasce nel 2005 come azienda che ha posato tutte le linee in fibra e in rame di Milano 3 e Milano 3 City, che è un comprensorio molto grosso che c'è alle porte di Milano, verso Basiglio, dove per intenderci c'è la sede della Mediolanum, che è una delle aziende più conosciute che ci sono lì. Cosa facevamo già nel 2005? Facevamo quella che oggi si definisce, si chiama business management, scusate, building management. Quindi gestivamo tutti i palazzi che c'erano, che ci sono, perché ci sono ancora oggi. Significa che dalla centrale operativa noi eravamo in grado di agire sul singolo fan coil presente in un ufficio. Nel dettaglio significa che se la segretaria dell'amministratore delegato alla Mediolanum aveva caldo, aveva freddo, tramite un fax, una mail o una telefonata in centrale operativa poteva avere l'abbassamento, l'aumento della temperatura. Quando si cambiava dall'estate all'inverno, la centrale operativa, tramite un software della Siemens, era in grado di switchare le pompe di calore dal caldo al freddo. Gestivamo tutti i parcheggi, quindi quando uno arrivava e citofonava, passatemi il termine brutto, ma la citofonata passava, arrivava in centrale operativa, identificavamo la persona se poteva entrare o no e alzavamo, abbassavamo la sbarra. Gestivamo le luci, gestivamo tutto quello che era la building management. Da lì è nato il secondo step, che è stato quello di entrare all'interno dei condomini. Quindi noi oggi, come Trecom, siamo presenti con personale nostro, e ci tengo a specificare personale nostro, quindi noi non siamo una cooperativa, siamo una SRL, con personale regolarmente assunto. Siamo presenti nei più bei condomini di Milano con personale che io definisco concierge, non definisco portiere, perché noi forniamo un servizio di alto livello. Quando entriamo all'interno dei nostri clienti abbiamo un software di proprietà che è in grado di gestire tutta la vita della portineria. Tutta la vita significa: arriva un pacco da Amazon o una raccomandata, una multa, qualsiasi tipologia di posta, all'utente, quindi al condomino, viene registrato questo pacco, a questo pacco viene dato un codice a barre, parte immediatamente una mail rivolta al condomino con scritto: è presente in portineria un pacco a suo nome, questo è il codice, la preghiamo di venire a ritirare quanto prima. Il condomino va a ritirare, mostra la mail e firma su un iPad il ritiro del pacco.
Questo consente di avere una storia, perché se oggi un nostro condomino va a chiedere una raccomandata di 3 anni fa, siamo in grado di dire il nostro condomino a che ora e chi l'ha ritirata. Questo questa gestione la portiamo anche in altri ambiti, quindi per esempio nelle chiavi degli appartamenti sono tutti con dei tag RFID e siamo in grado di mantenere la storia della chiave, chi l'ha presa, chi l'ha riportata e dov'è sostanzialmente questa chiave. Viene gestita la vita del condominio anche dal punto di vista manutentivo, quindi chi entra, cosa fa e quando se n'è andato, cosa ha fatto. Siamo in grado di dare tutti i report del caso all'amministratore e stiamo lanciando un'app che è in grado di mettere un'app e un portale che si chiama Condominium, che è in grado di far dialogare il condomino con l'amministratore che sta in mezzo, con le società che fanno manutenzione. Faccio un esempio: io vado a casa una sera, trovo una luce dell'androne che non funziona, faccio la fotografia, specifico dov'è questa luce e metto il tutto sul portale. Questo lo vede l'amministratore, ma lo vede anche la società che fa manutenzione, la quale può intervenire nel minor tempo possibile. Questo fa sì che se arriva un altro condomino che vede la stessa luce che non funziona, non chiama l'amministratore, vede che è già sul portale e tutto si risolve in questo modo. Così come dare un'app ai condomini che siano in grado di dialogare con l'amministratore e che ci consenta di mantenere vivo il rapporto con gli stessi e vedere ciò che funziona e ciò che non funziona. Marco, scusami, un numero importante secondo me da precisare è che nel gruppo, se non sbaglio, sono presenti ben 60 dipendenti, giusto? Sì, sono presenti 60 dipendenti. È un numero da sottolineare perché ci troviamo davanti a una piccola media impresa. Sì, ci sarei arrivato, ti ringrazio di avermi anticipato. Ad oggi siamo 60 dipendenti, credo che il 2021, che è ricco di sorprese perché stiamo già portando a termine in contratti importanti, ci possa portare nell'intorno dei 70-75 dipendenti. Perché Milano comunque è una piazza importante dal punto di vista dei nuovi insediamenti residenziali di livello molto alto. Prima dicevo concierge, quindi il concetto di conciergerie, perché noi abbiamo personale di alto livello che parla inglese e forniamo anche dei servizi ai condomini che noi definiamo servizi luxury. Cosa vuol dire? Un esempio su tutti: abbiamo dato ultimamente in alcuni condomini una cantinetta con dei vini particolari, champagne anche di alto livello, questo non direttamente ma con un nostro partner. Il condomino, se alla sera ha degli amici o anche è da solo, può chiamare in portineria, si vuole prendere una bottiglia di champagne, scende, se la prende fresca, se la paga e se la porta su. Se la vuole regalare a qualcuno, ci sono anche i sacchetti per poterla regalare a qualcuno perché magari ha una cena da un amico. Vogliamo implementare queste tipologie di servizi, perché l'altra nostra idea è quella di far sì che il cliente, il condomino, si senta all'interno di un albergo a 5 stelle, di un hotel a 5 stelle, e possa chiedere una serie di informazioni a noi sfruttando la centrale operativa. E magari un domani far sì che lo stesso condomino si senta all'interno di un club esclusivo. Una domanda. Sì, scusami, prima ci parlavi di questo business, business management o facility management, che è molto tipico del settore business, quindi delle aziende, però nel mondo residenziale non è molto comune, quindi c'è una potenzialità gigantesca nell'offrire questi servizi ai condomini classici, perché il condominio classico non ha normalmente questi servizi. E questa è un po' l'idea che vi ha spinto a sviluppare questo progetto. Sì, è proprio questa, perché d'accordo con alcuni amministratori che hanno sicuramente una veduta diversa dagli amministratori classici, siamo arrivati a questa considerazione che hai detto tu adesso, che c'è veramente un mondo, soprattutto in un momento come questo,
dove le persone, per quanto vediamo noi, cercano dei servizi. Per fare un esempio stupido, adesso è brutto fare questo esempio perché chiaramente siamo in una fase in cui è tutto chiuso, ma io ritengo che non è più come una volta dove le famiglie, per fare questo esempio banale, andavano a mangiare le pizze una sera sì, una sera no. Oggi magari vai di meno, ma vai in un posto di un certo tipo e di un certo livello. E anche tu pretendi di avere un servizio diverso dal servizio normale, soprattutto se vivi in determinati contesti. E il nostro business è proprio quello di accontentare e di dare un servizio alle persone alto spendenti, chiamiamole in questo modo. Infatti, quindi, penso che la penso che la forza di Trecom rispetto ai competitors sia quello del servizio e della digitalizzazione, perché come ci spiegava anche Marco, già da anni loro utilizzano il tracciamento della raccomandata, che addirittura puoi vedere 3 anni fa chi l'ha ritirata e chi ha firmato. Quindi è riuscito a combinare la digitalizzazione e l'innovazione nel servizio. Esatto. E nella storia di Trecom è importante il passaggio del 2008, perché Trecom possiede come forma giuridica, quindi come società, al 100% la Trecom Security, che è un istituto di vigilanza, la centrale operativa su cui dopo magari facciamo un passaggio per far vedere anche alle persone in linea di cosa stiamo parlando. Una centrale estremamente evoluta, che è in grado di gestire ad oggi 6.500 utenti con una sola risorsa per turno, grazie allo strato di middleware e di software particolari che noi oggi abbiamo, perché abbiamo investito molto anche sulla parte IT, che è una delle parti più fondamentali. Quindi avete la tecnologia che vi aiuta sulla prima parte, però c'è sempre l'uomo alla fine che valuta la situazione. Sì, assolutamente. Faccio un piccolo passaggio per farvi capire la differenza. Il classico istituto di vigilanza ha sempre messo i bigliettini nei cancelli quando ci sono i passaggi. Noi adesso non lo facciamo più perché facciamo delle ronde virtuali con le telecamere, ma prima lo facevamo con i QR code. Quindi la Guardia Armata, con il proprio smartphone, poteva inquadrare il QR code se il GPS diceva che era lì. Quanto tempo fa questo? Questo l'abbiamo portato avanti per 3 anni, fino a 6 mesi fa. Poi abbiamo deciso di toglierli. Perché? Perché l'utente, il cliente in questo mondo, deve avere la percezione di quello che paga. Quindi quando avevamo il QR code, il cliente aveva un portale dove entrava e poteva verificare se il passaggio era stato realmente fatto. Perché fino a ieri, di questi bigliettini che ci si trovava attaccati al cancello, avevano la colla dietro e ce n'erano 3, tutte e 3 incollati. Sì, è vero. Quindi non potranno essere mai fatti 3 passaggi, essere stati fatti 3 passaggi, ma uno solo con 3 bigliettini. Noi dobbiamo, purtroppo, questo è un mondo dove ci ha rovinato un po' anche Vito Catozzo, del drive-in, è anche un mondo dove Vito Catozzo ha avuto ragione delle battute che faceva. Noi abbiamo voluto differenziarci da subito da questo mondo, dall'inizio, sinceramente. Quindi, per andare un pochino più veloci, dal 2008 arriviamo ai tempi nostri, dove riteniamo che con l'esperienza che ci siamo fatti sia il momento di proporre questi kit e quindi di arrivare al progetto che abbiamo oggi. Proprio perché siamo forti delle nostre competenze, della nostra professionalità e della nostra tecnologia. I nostri operatori di centrali sono guardie particolari giurate perché la normativa impone questo, ma in realtà sono tutti ragazzi giovani e capaci di utilizzare i computer e la tecnologia. Così come sono anche, in un momento particolare come questo, delle persone che sanno ascoltare, perché comunque il Covid ci ha portato anche a ricevere telefonate dove a volte bisogna sapere ascoltare. Mi fermo qua perché poi dopo uno entra in dettagli.
Sono momenti difficili per molte persone. No, comunque, adesso che parlavi di Vito Catozzo, noi insieme anche a Change Capital e Francesco, che abbiamo avuto l'opportunità di vedere il vostro business plan, i vostri business plan, perché c'è la versione estesa più la versione anche in presentazione, sì. È qualcosa da togliersi il cappello, altro che Vito Catozzo. Cioè, grazie. Siete stati veramente molto bravi e a un livello altissimo il vostro business plan, proprio fatto molto molto bene. E lo dico davvero, a me piacerebbe ogni tanto riuscire a farli così bene, perché si vede che ci sono molte molte ore di sviluppo e soprattutto di testa nel realizzare questi business plan. Quindi uno potrebbe immaginare, appunto, come dicevi te, il mondo del Vito Catozzo di turno, ma invece cioè, è proprio una serietà e una visione incredibile, e volevo farvi direttamente i complimenti. Grazie. Tra l'altro, un altro dato importante, che i tre soci operativi sono persone che vengono da mondi diversi, perché io vengo dal mondo, diciamo, dell'informatica e delle telecomunicazioni. Renzo Ciraulo, che è qua di fianco a me, è titolare della licenza prefettizia e viene dal mondo della vigilanza, ma della vigilanza che vi ho spiegato io. E poi Maurizio Carino, che è a casa perché è positivo, al tampone positivo, che saluto e spero che ci stia guardando, è responsabile della parte IT e amministrativa. Quindi la parte IT di cui ho parlato prima è in capo direttamente alla proprietà, che ritengo sia una persona importante. Comunque, una cosa importante. È un giusto connubio proprio di tutte e tre le figure, è fondamentale per l'azienda e per lo sviluppo che ha avuto l'azienda. E l'altra figura fondamentale, che è sempre qua con me, dopo quando facciamo l'aperitivo lo vediamo, che è Antonio Cancilla, è la persona che segue tutti i nostri dipendenti sulle postazioni e tutti gli aspetti operativi dell'azienda. E questa è una delle figure ovviamente fondamentali a braccetto con la proprietà, diciamo né davanti né dietro, ma di fianco, perché comunque logicamente noi non vendiamo solo un prodotto, ma vendiamo delle persone. E se non girano bene e non funzionano bene, ne va dell'azienda, logicamente. E se mi permettete, io volevo entrare anche un attimo nei numeri, perché appunto, sì, come diceva anche Diego, prima è stato fatto un pre-screening, come sempre, da Change Capital, e poi dopo ha condiviso il business plan e l'operazione con Diego e con Cryptalia. Volevo far presente anche a chi ci sta seguendo che l'azienda ha sviluppato il fatturato 2018-2019 in modo considerevole, è un'azienda molto patrimonializzata rispetto al fatturato, e il provvisorio di agosto, poi Marco forse avrà anche i numeri più precisi, aveva già raggiunto il fatturato del 2019, quindi sicuramente crescerà anche nel 2020, pur sotto Covid per due volte. Quindi questo è bene sottolinearlo, ma questo è stata anche la forza della digitalizzazione e dei servizi che vengono proposti dall'impresa, che le differenzia dai competitors, ma si vede qui, perché in questi momenti chi ha investito riesce a reggere anche impatti come purtroppo la pandemia o come situazioni di difficoltà, e chi continuerà a investire farà la differenza sicuramente anche nel 2021. Sì, noi ti posso dare questo dato, non ci siamo mai fermati come tutte le realtà del nostro mondo, ma noi, a differenza magari di altri, non ci siamo mai fermati nel chiudere contratti nuovi, perché solo l'esempio dell'ultima settimana ne abbiamo chiuso due contratti. Una è la reception che c'è qua sopra della sede dove noi siamo, perché gestivamo già la security di tutto l'Innovation Campus, che è questa sede che era nata come sede di Microsoft e oggi è la sede di DHL e altre realtà importanti. Che è un'azienda bella grossa, ve lo assicuro, perché ho fatto un giro poco fa. E un'altra realtà molto importante, che non dico perché non siamo ancora operativi, però abbiamo chiuso due contratti importanti. E come dicevo prima, l'anno prossimo è un anno dove in forecast ci sono comunque dei numeri molto interessanti, oltre ai numeri del progetto di cui siamo qua questa sera, per cui siamo qua questa sera.
Dunque, mi pare di capire che anche dal background che avete voi, l'innovazione è un po' uno dei punti cardine, uno dei punti forti di Trecom rispetto ai competitor. Assolutamente, giusto? Infatti il logo sotto la scritta Trecom c'è scritto l'innovazione della sicurezza. Quindi è proprio tra i valori chiave, sì, dell'azienda. Sì, per noi sì, è fondamentale, no, perché mi ritorno, mi gracchio. Perfetto, dunque, domanda, B2B e B2C, indicativamente in percentuale quanto del vostro fatturato è dato da 40-60. Aziende? 40 da aziende e 60 da privato. Quindi lavorate ancora molto con appartamenti? Sì, sì, assolutamente. Se facciamo un conto oggi delle famiglie che serviamo dal punto di vista delle portinerie, arriviamo a raggiungere circa 3.000-3.500 famiglie. Tutte di Milano, giusto? Non solo, perché questa è un'attività che noi svolgiamo su tutto il territorio nazionale. Chiarissimo. Sì, questa è una domanda che ci hanno già fatto e la anticipo un po', diciamo anticipo, perché c'è già stata questa domanda, una è di Massimo, che salutiamo, ciao Massimo, è prevista un'espansione in altre zone d'Italia? E l'altra era una domanda, diciamo relativamente simile, che di Fabio. Buongiorno Fabio, il vostro servizio di vigilanza armato in loco può essere garantito in tutto il territorio nazionale, quindi per parlare di questo, dove lo fate e se prevedete di farlo anche da qualche altra parte? Allora, rispondo in questo modo, tutto ciò che è gestibile dalla centrale operativa può essere sviluppato su tutto il territorio nazionale, ciò che è gestibile da personale non armato, quindi concierge, personale che fa anche altre tipologie di attività non armato su tutto il territorio nazionale. Personale armato, quindi la nostra pattuglia che interviene per qualsiasi tipologia di attività su Milano e provincia. L'espansione territoriale nostra ad oggi non prevede lo sviluppo di altri uffici, perché non c'è l'esigenza nostra di avere degli uffici. Il personale che noi abbiamo in altre realtà territoriali viene gestito comunque dal referente di postazione e da Antonio Cancila, che dopo vediamo, che è qua di fianco a me. Quindi in realtà noi dalla centrale oggi abbiamo clienti che in Sicilia e a Trento sono sparsi in tutto il territorio nazionale. E quindi come vedete Trecom fra 5 anni? Bella domanda. Qua si fa fatica a stare coi piedi per terra e a rispondere realmente. Io tra 5 anni vedo una realtà che arriva ad un fatturato che potrebbe essere 3 o 4 volte quello attuale senza lo sviluppo di questo business. Con questo business sinceramente entriamo nel mondo dei sogni, perché magari uno si potrebbe anche commuovere, perché comunque sono realtà che senti tue, perché alla fine è la tua famiglia, questa è la nostra famiglia, seconda famiglia, una realtà che potrebbe fare il salto e magari un domani potrebbe anche entrare in un mondo che si chiama borsa, perché comunque questo business di cui stiamo parlando oggi cambia completamente i numeri di un'azienda e ti proietta su delle cifre che si vede dal business plan, sono cifre considerevoli. Chiarissimo. Diego, hai una domanda? Effettivamente, sì, effettivamente diciamo i numeri sono molto promettenti, il progetto che volete fare è un progetto molto bello e speriamo diciamo di essere riusciti a trasmettere in una paginetta piccolina e condensare le 40 pagine di business plan che avete sviluppato e speriamo di essere riusciti a spiegarlo bene per i nostri investitori. Nel caso non lo fosse, vi ricordo che è sempre disponibile la possibilità di parlare con noi e noi evidentemente vi gireremo tutte le domande e tutti i contatti che avete, certo, alla Trecom. Guarda, io condivido il vostro punto di vista e credo che farete molto bene, diciamo, perché
solo conoscendovi, diciamo, nelle ultime settimane, visto da fuori, dal punto di vista finanziario, analisi di business plan, si vede una serietà e un impegno, una passione in quello che Trecon fa, che diciamo, sarebbe bello vederlo in tutte le aziende con cui parliamo. Quindi anche lì è un fatto molto importante. Mi è rimasta una domanda che non... Sì. Il personale armato richiede una licenza, un'autorizzazione speciale, ed è per quello che non può estendersi in altre regioni, o perché, diciamo, il personale assolutamente armato... Però questa domanda, per educazione e per competenza, faccio sedere il titolare della licenza prefettizia, a cui benissimo, riporto la domanda. So rispondere anch'io, però mi sembra corretto. La domanda è se esiste, cioè c'è proprio una licenza che non ti consente di uscire dall'area territoriale, no? Quindi sì, che non ti consente, cioè spiegagli un attimo il funzionamento della licenza sostanzialmente. Sì. Microfoniamo anche. Ecco qua. E poi passeremo alle altre domande. Senti? Mi sentite? Sì. Buonasera. Vuoi presentarti brevemente? Io sono Renzo Ciraulo, sono il titolare della licenza prefettizia di Trecon Security e socio della Trecom, quindi socio anche di Marco Lanzani e di Maurizio Accarino, che saluto anche io. Ditemi tutto. Quindi la domanda, ti ripeto la domanda, in ambito di espansione, quello che ci commentava, che ci diceva prima Marco, si parlava, diciamo, che tutti i servizi che non richiedono personale armato possono essere realizzati in tutta Italia, no? Mentre i servizi con personale armato solamente a Milano e provincia, di fatto. E chiedevo se perché, diciamo, succedeva questo. Qual era il allora, perché proprio? La licenza prefettizia di un istituto di vigilanza è legata al territorio ove viene richiesta. La licenza prefettizia di Trecon Security consente di operare con il proprio personale armato sui servizi armati, quali presidio, servizi di vigilanza, quindi le ispezioni, piuttosto che i classici piantonamento, sul territorio di Milano e provincia. Diverso è invece la centralizzazione, quindi la remotizzazione degli impianti antifurto e degli impianti di videosorveglianza, che invece, essendo una centralizzazione, la trasmissione di segnali di allarme o di segnali di TVCC a distanza, consente di poter remotizzare e centralizzare sia gli impianti antifurto che i TVCC su tutto il territorio nazionale. Quindi il limite della licenza prefettizia è legato solo esclusivamente all'impiego delle guardie giurate sul territorio dove la licenza prefettizia è autorizzata. Noi siamo autorizzati su Milano e provincia, quindi possiamo impiegare le nostre guardie giurate solo esclusivamente su questo territorio. E immagino che questo sia anche un po' un motivo per cui il grosso del focus dei Trecon è su Milano e provincia. Ok, corretto? Sì. Ma come diceva Marco, la particolarità di Trecon Security è questa, nel senso che noi abbiamo deciso, per scelta appunto aziendale, di non voler effettuare tutti i classici servizi che hanno gli istituti di vigilanza. Nello specifico non troverete mai una guardia giurata di Trecon Security che effettua il servizio di presidio dinanzi a un supermercato, dinanzi a una banca, senza nulla togliere a coloro i quali fanno questo servizio, ma puntando molto sulla tecnologia vogliamo sfruttare al massimo quelli che sono i servizi che possiamo fare con la centrale operativa, quindi con i nostri operatori di centrale, che, come ha detto Marco, sono sì delle guardie giurate, perché la normativa ci impone che siano guardie giurate, ma sono soprattutto dei tecnici che ti consentono da remoto di intervenire immediatamente su quello che è il problema che persiste su un impianto. Tecnicamente ho visto nel business plan che il vostro sistema non è solamente un antifurto, ma sì, è anche un sistema per prevenire altri tipi di catastrofi, se me lo permetti, quindi tipo sì, inondazioni. Ci puoi parlare un po' di tecnologia e come funziona tutto questo? Sì, allora l'impianto, il kit antifurto che abbiamo deciso di proporre tramite questo progetto consente di poter inserire all'interno della centrale diverse tipologie di sensori. Quindi, oltre al classico sensore che rileva l'effrazione, quale potrebbe essere il contatto magnetico, piuttosto che il sensore volumetrico che rileva la presenza di persone, piuttosto che, abbiamo optato per inserire all'interno della centrale antifurto anche il classico sensore di rilevazione fumi, nonché il sensore di allagamento,
che la nostra scelta ci consente di far che cosa? Di andare a rilevare tutte quelle problematiche che hanno anche questa caratteristica tecnologica. Quindi c'è anche il sensore, mi sono dimenticato, scusatemi, anche il sensore di rilevazione gas. Quindi qualora all'interno dell'abitazione ci sia una perdita di gas piuttosto che un principio di incendio, vengono proprio rilevati da questa tipologia di sensore e immediatamente le segnalazioni di allarme vengono trasferite alla centrale operativa. La particolarità dell'impianto antifurto che noi andiamo a proporre al cliente è quello di avere dei sensori che scattano anche delle immagini. Quindi l'operatore di centrale sarà in grado di vedere dei frame che consentono di visualizzare in realtà in quello che sta accadendo all'interno dell'abitazione. Per precisare questo, una settimana fa all'interno di un nostro cliente, una pizzeria che si trova proprio nei pressi di un comune limitrofo a Milano, ha avuto un principio di incendio. Sono arrivate le segnalazioni quindi di allarme fumo, quindi, e tramite la telecamera, quindi il sensore che inquadrava proprio la zona dove è stato rilevato il principio di incendio, abbiamo verificato che c'era proprio un principio di incendio, quindi si vedevano delle vere e proprie fiamme. Di conseguenza sono stati allertati i vigili del fuoco e il proprietario, e grazie all'intervento immediato si è evitato quello che poteva essere un danno economico non indifferente. Ma ottimo, intanto abbiamo dei problemi di collegamento ad Arezzo, si è scollegato Francesco da Firenze. Intanto lancerei altre domande. Ecco, nel frattempo, dato che siamo a metà aperitivo, se volete abbiamo brindare. Aperto il vino. Sì, prendo pure il vino. Ecco qua. Scusate. Bene. Oltretutto una bottiglia molto particolare. Sì, adesso vi mostriamo la nostra bottiglia. Sì. Sì. Salute a tutti. Ok. Ecco qua, perché non so se si vede. Ah, è della Trecom. Con Marco Trecom. Con Marchio Trecom. Brandizzata. Ottimo. Abbiamo una domanda di Giuseppe Giorgio. Ciao Giuseppe, sì. Come stai? Interessante il QR code per la ronda. Quindi ora sostituito da immagini caricate su portale, sempre autenticate con posizione GPS? Sì. Sì, confermo che ogni qualvolta la guardia si presenta dinanzi al punto dove deve volgarmente punzonare, in realtà in questo caso non fa altro che segnalare la sua presenza, che è collegata direttamente al segnale GPS, e il tag, quindi il QR code in questo caso, viene letto solo se esclusivamente la guardia si trova su quel posto. Quindi non possono essere manomessi il report che inviamo al cliente. Nello specifico, Marco precedentemente vi parlava del problema dei famosi bigliettini. Io provengo proprio dal mondo della vigilanza e quindi vi segnalo quello che, superati i bigliettini, tutti gli istituti di vigilanza adottavano il tag, quindi non era altro che dei bottoncini RFID che segnalavano la presenza della guardia in quel punto. Il problema cos'era? Che se un sito che aveva magari 15 punzoni, la guardia cosa faceva? Pensava bene durante la notte di staccare i 15 punzoni, attaccarli su un cartoncino, stare in macchina e punzonare i 15 punzoni. Nessuno si sarebbe mai accorto che in realtà la guardia non faceva mai il giro. Quindi la mattina successiva, al suo ultimo passaggio, andava a ricollocare i punzoni ove erano ubicati. L'inserimento e quindi l'integrazione del QR code, questa cosa non consente di farla, perché il QR code viene letto solo esclusivamente se si trova nella posizione in cui è stato programmato in fase iniziale. Ottimo. C'era una domanda che forse è più sul lato business, quindi non so se... vedo se ci sono altre domande più sul tecnico, sulla parte... Ah, questa è abbastanza tecnica, che ci fa Giuseppe. Ciao Giuseppe, avete pensato di integrare i vostri servizi con Alexa tramite una sua skill magari da voi sviluppata? Allo stato attuale non abbiamo ancora pensato di integrare il tutto con Alexa, però nel corso del 2021, come diceva prima Marco Lanzani, stiamo attivando una collaborazione per poter
far sì, con lo sviluppo dell'app che dicevamo poco fa, per verificare cosa sia possibile ancora integrare con quello che c'è presso l'abitazione del singolo cliente. Quindi questa domanda la prendo come un'idea e quindi la faremo sicuramente nostra. Ringrazio, se non ricordo male, se vedo giusto, Giuseppe Scapola. Ringrazio Giuseppe Scapola di aver fatto questa domanda, perché la faremo sicuramente nostra. È un'idea utilissima. Che l'abbiamo un servizio a proprio 360 gradi. Esatto. Come integrazione, Giuseppe aveva fatto questa domanda, m'era sfuggita, scusami Giuseppe, in ottica di espansione a retail, prevedete l'integrazione con drone domotica già attiva presso il cliente? Allora, confermiamo che l'impianto antifurto, scusatemi per la tosse, che l'impianto antifurto che andiamo a proporre nel corso dello sviluppo consentirà anche l'integrazione della domotica già presente presso il cliente. Quindi il passo successivo è anche l'integrazione della domotica. L'integrazione che verrà con l'integrazione di un modulo aggiuntivo, il cui costo sarà irrisorio. Quindi confermiamo che questo è già nei nostri progetti. Ok, intanto ci sono un paio di domande di business, se vuoi rimicrofonare. Passo la palla a Marco. Esatto, passo la palla. Intanto faccio una bella domanda a Francesco, ok, mentre voi vi rimicrofonate, diciamo, la domanda per Francesco è qual è il vostro servizio per un'azienda come Trecom, ad esempio? In cosa consiste? Cioè, io sono un'azienda come Trecom, mi stanno andando bene le cose, siamo bravi, eccetera, eccetera, e voglio fare il next step. Cosa faccio? Come mi dirigo a voi? Qual è il vostro servizio? Allora, Change Capital, come detto anche altre volte, grazie sempre per l'invito da parte di Diego e di tutto il suo staff, di Giuseppe e Matteo, perché secondo me c'è stato anche, infatti, una persona collegata che sta guardando l'aperitivo che ha sottolineato il fatto dell'importanza di questi aperitivi virtuali, tra virgolette virtuali, perché ad Arezzo si è fatto e poi si vedrà e anche oggi, però diventa interessante e fondamentale incontrare gli imprenditori e sentire da loro, dalle loro parole, e raccontare l'azienda e raccontare dove vanno a finire i soldi che gli investitori mettono sul progetto. Change Capital cerca di trovare delle soluzioni di finanza alternativa rispetto al solito finanziamento bancario per le imprese. In questo caso Trecom voleva sviluppare questo progetto, che per noi è risultato molto importante e anche innovativo, quindi con molto piacere abbiamo supportato l'impresa e abbiamo presentato a Cryptalia questa opportunità, perché secondo noi e anche secondo l'imprenditore era sicuramente un volano e anche un fattore di marketing molto importante per presentare Trecom agli investitori e non solo. Più che altro dimostrare quali sono i nostri imprenditori, perché questi sono i veri imprenditori, le nostre PMI, che danno ben 60 stipendi, anche sotto Covid per la seconda volta, lo ripeto, e che sono i veri imprenditori che la mattina si alzano, si rimboccano le maniche e cercano di trovare dei servizi o delle innovazioni per sviluppare il fatturato, perché qui non ci troviamo di fronte a un'impresa che ha avuto un calo del fatturato causa Covid, causa la crisi economica, ma anzi sta crescendo, crescerà, e anche l'investimento che sta cercando di effettuare porterà un ulteriore sviluppo per proseguire nel business plan che noi e anche Cryptalia ha valutato meritevole per poterlo portare in piattaforma agli investitori. Quindi ecco, Change Capital cerca di affiancare le imprese e gli imprenditori in una finanza alternativa rispetto a quella tradizionale che già conosciamo. Esatto. Quindi, tanto per dire, siccome commentavi il commento, è bellissimo, di Giuseppe, che diceva che era utile questo aperitivo virtuale, perché per l'investitore non professionale ascoltare i professionisti che fanno le domande all'azienda in via di sviluppo in cerca di risorse è sempre un valore aggiunto. E che si investe in economia reale, concreta, sì, 60 dipendenti, sì, un ufficio e dopo daremo una sbirciata alla centrale operativa anche. Esatto. Quindi sarebbe utile coinvolgere in questi aperitivi anche il governo.
inviteremo anche il governo il prossimo a avere il bagno. Vado a fare anche gli aperitivi, poi così siamo a posto. Ok, e, insomma, sono molto utili. Io ho il privilegio di lavorare in Cryptalia perché è un onore ed è un privilegio anche perché sto conoscendo tante di quelle realtà incredibili che poi sono bellissime, sono quelle che danno il lavoro, diciamo, a gente come noi, ok? Quindi non solo le grandi aziende fanno il paese, anzi al contrario, l'80% del PIL è fatto dalle PMI, quindi non dimentichiamo quelle, e occupano di media il 70% della forza lavoro, quindi ogni 10 persone, 7 lavorano per una piccola media, impresa, quindi investire nell'economia reale, quindi nelle PMI, e investire proprio su di noi. C'è poco da dire, c'è poco da fare, è così. Quello che, diciamo, fa girare l'economia sono le PMI, non sono, evidentemente le grandi aziende sono importantissime, però, diciamo, non dimentichiamo che l'economia reale è quella che, diciamo, fa andare avanti il paese davvero, no? E aziende come la Trecom che non si sono fermate e che non si fermano nemmeno di fronte alle pandemie, anche per difendere, diciamo, la sicurezza di tutti o almeno dei loro clienti, è una cosa molto importante. C'è una domanda di Fabio Armeni, scusa Fabio, stavo per dire Armani, per Armeni, che una famiglia che vorrebbe avere un preventivo per usufruire del vostro servizio, che procedura deve seguire? Marco. Chi vuole richiedere un preventivo è sufficiente che vada sul sito internet www.gruppotrecom.com, c'è un indirizzo email, manda l'email e la leggiamo direttamente da qua e rispondiamo. Li fate uno sconto se è investito su Cryptalia? Gli fate uno sconto se è investito su Cryptalia? Sì, certo, possiamo. Ma questa cosa la possiamo definire. Bene, bene, la definiremo. Per gli investitori hanno uno sconto sul preventivo. Sì. Diciamo che con alcune aziende era più facile, no? Se fai il caffè in Piazza del Duomo a Firenze è facile andare a prendersi un caffè. Se sei di Firenze. Scusate, ma non sono di origini genovesi, ma è andato via l'audio proprio nel momento in cui si chiedeva lo sconto. Volevo rispondere correttamente. Volevo dire che possiamo anche definire che possiamo dirlo che per chi ci chiama e parla di Cryptalia possiamo definire uno sconto del 10%. Noi non abbiamo assolutamente problemi da questo punto di vista, anzi è un'opportunità di business per noi che cogliamo più che volentieri. Ottimo, ottimo, grazie. Intanto Fabio, grazie Fabio, conferma di aver investito in Cryptalia, ottimo. E Giuseppe, il nostro collega, ci stiamo attrezzando, quindi ci saranno delle novità in corso, stay tuned. Chi non fosse ancora iscritto al gruppo Telegram di Cryptalia, vi raccomando, fatelo, perché lì, a parte che parliamo dei progetti evidentemente, sono molto tollerati gli off topic, quindi si possono parlare anche di altre questioni, però diamo anche qualche anteprima interessante. Ecco, Giuseppe, io andrei a vedere velocemente la... L'ultima domanda rapida, tecnica... Domanda tecnica. Sì, sul retail. Facciamo un cambio? Sì. No, se può rispondere, ma anche rapidamente, così andiamo a vedere la centrale, perché siamo già a 50 minuti quasi. Sul retail, antifurto che proporrete, a che livello CEI 79.3 si collocherà? Spero di non aver detto nessuna parolaccia. Devo chiederlo, non lo so. Vi faccio rispondere perché non vorrei dire una cretinata. In questo momento non me lo ricordo. Ok, risponderemo su Telegram. Chiaramente vi faccio rispondere. Quindi grazie. Iscriviti al gruppo. No, Giuseppe, credo che è già iscritto. Ah, qua è Giuseppe. Il livello CEI dell'antifurto, non lo so. O lo andiamo a vedere, non lo so in questo momento. La parte tecnica si è già messa in moto. Sì. Allora, andiamo a vedere, Matteo, ci fai un piccolo tour? Assolutamente. Quindi, vi metto in solo layout. Allora. Dovrebbe essere N14604. Allora, l'informazione appena arrivata è AN. No, è N. EN14604. Ok, Giuseppe, N, quel numero lì. E N.
EN, ok. 14604. Ottimo. Vai Matteo. Dunque. Questi sono i nostri uffici, quindi abbiamo gli uffici di cui parlavo prima, la sala riunioni, la in fondo, e poi abbiamo la centrale operativa che è chiusa in un guscio ad hoc, secondo le normative, che potete vedere da qua. Non so se la vedete. Sì. Mi sembra una scena di un film. Sì, non si vede benissimo, però... Se leggete diciamo... sotto il logo, c'è scritto l'innovazione della sicurezza. Si vede il riflesso? Sì. Si vede il riflesso? Sì, provo... si vede. La vecchia soluzione? È la foto che abbiamo messo nella... nella copertina, esatto, del progetto. Comunque è la vostra centrale operativa, per esempio, realtà... uno dei servizi di cui non abbiamo parlato, se vedete su un monitor di là ci sono delle piantine dell'Italia. Noi gestiamo anche la parte di trasporti di questo grosso trasportatore, quindi monitoriamo che la tratta dei mezzi rientri all'interno di quello che ci viene inviato all'origine e non fuoriescono da quel tragitto. Nel caso si attivano delle procedure particolari, perché significa che c'è in atto un qualche cosa che non dovrebbe essere quello che è normalmente. Ah, ottimo. E quindi avete anche dei dispositivi magari sui veicoli di questi trasportatori? Non li abbiamo noi direttamente, ma tramite dei partner forniamo anche dei dispositivi per il ritrovamento dei veicoli rubati. Ottimo, io non ho altre domande, sono già le 7:22, siamo online ormai da 51 minuti, ci tengo a ringraziare moltissimo Trecom per la disponibilità, per aver... Io ringrazio voi e tutte le persone che si sono unite a noi questa sera, li ringrazio veramente di cuore. Ti giro i complimenti di moltissime persone che confermano di aver investito e che anche sono contenti di aver investito e che vi girano i complimenti. Grazie. Sì, e complimenti alla serietà dell'azienda, Cristiano, e i complimenti ve li giro anch'io, e perché davvero ve li meritate. Grazie. Quindi, non aggiungo altro. Francesco, vuoi dire qualcosa per concludere? Allora, io come sempre dico di investire nell'economia reale, di investire nelle nostre PMI, sicuramente servirà a tutti per dare una spinta. Qui ci troviamo, come detto, davanti a un imprenditore, a degli imprenditori, scusami, che appunto tutti e tre i soci che hanno sempre investito dal 2005 nell'impresa, si vede i frutti e vogliono continuare a investire. Quindi dico a tutti di investire su questi progetti. Grazie. Di nuovo complimenti, il progetto... Io direi di fare un brindisi online. Allora. Grazie. Salute. Salute. Salute a voi e buon investimento. Salute. A tre. Grazie mille. Salute. Buona serata a tutti. Arrivederci. Saluto a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti. Grazie. Alla prossima live. Buona serata. Buona serata.